Allora, buongiorno, io sono Raffaella, lo chef del ristorante Canoa di Brescia e oggi vi presento la ricetta dei nostri casoncelli, rivisitati anche un po' da noi perché il casoncello bresciano non è proprio così. E noi facciamo la pasta, usiamo farina, uova, sale e un goccio di acqua. In proporzioni sono circa 12 uova ogni chilo di farina. Il ripieno invece usiamo della carne di manzo, vitello e maiale che facciamo rosolare, poi viene tritata e amalgamata a pane grattugiato, formaggio, burro e un soffritto di prezzemolo e aglio. Il tutto poi lo amalgamiamo con un po' di brodo finché raggiunge questa consistenza. Allora, la pasta la facciamo con farina bianca, la mettiamo su una spianatoia, facciamo un buco in mezzo, ci mettiamo uno a uno le uova, un po' di sale e poi si comincia a impastare piano piano fino ad ottenere un impasto omogeneo e elastico tipo questo. A questo punto tiriamo la pasta. Cercando di tirare una sfoglia molto sottile. Tagliamo dei rettangoli. Prendiamo la pasta, mettiamo il ripieno nel centro della pasta e la pieghiamo a triangolo. Una volta messo il ripieno nella pasta, noi la chiudiamo con questa pinza particolare che è un nostro brevetto. Adesso i casoncelli sono pronti e andiamo a cuocerli. Allora, adesso l'acqua bolle, la saliamo un po'. Possiamo mettere i nostri casoncelli che cuoceranno per 3 minuti e non di più. Contemporaneamente, mentre il casoncello bolle, prepariamo il nostro burro versato e il burro deve diventare color nocciola. I nostri casoncelli sono cotti. Scolati bene, li mettiamo in un piatto, mettiamo del parmigiano grattugiato e burro versato caldo. Ora il piatto è pronto, buon appetito dalla Canoa!